Bentrovati in questo episodio speciale di Sinfer Channel, un webinar nella pagina Facebook e YouTube della Società di Medicina Fisica e Riabilitativa Italiana. Oggi alla scoperta di una sezione dell'associazione che è la sezione di fisiatria interventistica. Siamo qui con il coordinatore, il dottor Giampaolo De Sena, per dare un'occhiata generale, ma anche entrare nello specifico di questa sezione. Partiamo con le cose, più basilari. Che cosa significa fisiatria interventistica e in che senso è diversa o complementare alla fisiatria propriamente detta? Allora, dunque, la fisiatria interventistica è complementare alla fisiatria, è una ulteriore specializzazione che ha una nascita relativamente recente, perché la interventistica nasce durante gli anni 90 negli Stati Uniti come fellowship dei nostri colleghi americani che avevano aggiunto un anno di formazione post-universitaria nella specialità della fisiatria, ed in questa circostanza queste fellowship, che erano date prevalentemente dagli anestesisti, i fisiatri hanno cominciato ad utilizzare delle metodiche da sala operatoria prevalentemente rivolte alla colonna vertebrale, e queste metodiche erano e continuano ad essere le neurostimolazioni midollari, erano le vertebroplastiche, l'utilizzo di fluoroscopia, il trattamento di patologie, diciamo, maggiori, con un'interventistica maggiore. In un secondo momento, sempre questi fisiatri americani, che poi sono i capostipiti, che vanno da Sipman, c'è Derby, c'è Meyer, c'è Cranes, c'è Stas, sono i capostipiti dell'interventistica, della fisiatria interventistica americana, hanno arricchito il bagaglio terapeutico dell'interventistica con altri strumenti già in uso da parte dei fisiatri, anche se non uso ambulatoriale. E quindi a procedure come i neurostimolatori, come le amplificazioni, è stato aggiunto altre metodiche, quali l'agopuntura, quali l'infiltrazione dei trigger point, l'infiltrazione di guaine, di borse, il trattamento della spasticità. E dell'interventistica, quindi, in realtà è un cappello nel quale si raccolgono tante tecniche già esistenti, ma che emancipa una filosofia nella quale il fisiatra assume un doppio ruolo nel percorso riabilitativo, e quindi, oltre ad essere il regista del percorso riabilitativo, il garante quindi del progetto e del programma, in alcune circostanze diventa anche attore. Diventa attore proponendo se stesso come terapeuta in utilizzo di alcune metodiche che chiaramente debbono facilitare il processo riabilitativo del paziente, che siano metodiche che abbiano un'evidenza scientifica, che siano metodiche che abbiano una siano indicate nelle linee guida e che debbano essere fatte da un medico specialista. Ovviamente lo specialista in medicina fisica e riabilitativa è l'ideale, se riesce, o se tutti riuscissero ad avere questa abilità tecnica per poter intervenire direttamente sul paziente e facilitarne il percorso del progetto in sostituzione da terzi operatori. Quindi si può dire che l'interventistica è una branca della fisiatria ulteriormente professionalizzante, che esprime quindi il concetto secondo il quale il fisiatra interviene con le proprie mani in prima persona nei confronti del sintomo per accelerare il fenomeno del processo riabilitativo. Andiamo in concreto nella situazione italiana. Da quanto è attiva la sezione di fisiatria interventistica e quali sono state le sue, principali attività finora? La sezione di interventistica in realtà è stato l'ultimo passaggio di un lungo ragionamento in questa materia, che si è sviluppata nell'ufficio di presidenza per almeno 8-9 anni. Il primo incontro dell'interventistica Sinfer è stato nel congresso di Sorrento nel 2012, dove la società scientifica decise di dare una mattinata in Aula Magna, con una mattina specificamente dedicata all'interventistica, e nella quale noi per l'appunto invitammo i colleghi americani, che ci raccontarono le loro esperienze, ci raccontarono come questa specialità dentro la nostra specialità stava continuando a crescere, si stava evolvendo. Poi nel 2016
138 soci hanno firmato una richiesta di istituzione della sezione di interventistica nel 2017 con la presidenza Fiore. È stato costituita la sezione e dall'anno scorso la sezione ha un nuovo ufficio di coordinamento che in questi ultimi mesi, ancora non è passato un anno, ha cominciato a prendere misure del lavoro da fare e ha svolto una serie di attività. Le attività chiaramente sono attività divulgative, sono attività che noi ci siamo occupati in questo primo semestre di argomenti quali l'ozonoterapia, le infiltrazioni co-guidate, abbiamo fatto dei corsi sulla diagnostica differenziale, sulle tecniche infiltrative, abbiamo parlato di tendinopatia di spalla. E questi sono i primi sei incontri che ci hanno portato più di un centinaio di iscritti a questi corsi. Abbiamo avuto un successo, per la verità, anche inaspettato. E questi corsi sono stati fatti sia al nord che al sud, quindi li abbiamo fatti in Campania, li abbiamo fatti in Sicilia, li abbiamo fatti in Veneto, li abbiamo fatti in Friuli Venezia Giulia. Ce ne sono altri in calendario prima della fine di quest'anno che saranno riproposti in altre località d'Italia. Il format è un format che è affidato a dei referenti locali che chiamano docenti locali, tutti fisiati prevalentemente, quasi esclusivamente, e questi corsi sono indirizzati e destinati ovviamente ai nostri iscritti. E lo scopo di questi incontri è per l'appunto puramente divulgativo. Abbiamo collaborato poi con altri organi societari, quali l'ufficio di presidenza. Con l'ufficio di presidenza abbiamo aiutato una mano alla colossale organizzazione del congresso nazionale, che quindi ci vedrà il prossimo settembre, dove la sezione parteciperà in maniera anche attiva. E stiamo cercando di lavorare nei nostri passaggi insieme ai segretari regionali ed anche ad altre sezioni. Ovviamente questo è stato il primo anno in cui questo ufficio di coordinamento ha espresso del lavoro e stiamo prendendo le misure, però man mano che andiamo avanti l'attività sta diventando sempre più produttiva, sempre più focalizzata e sempre più, diciamo, organizzata in un processo di lungo corso. Ecco, guardiamo un attimo il calendario. Tra poco meno di 2 mesi ci sarà il congresso Sinfer di Firenze, dove ha già ricordato la fisiatria interventistica avrà alcuni appuntamenti importanti e poi ci sono altri appuntamenti. Facciamo un attimo una rassegna. Sì, noi abbiamo il prossimo appuntamento che è il congresso nazionale, poi ci sono altri corsi che sono stati messi in calendario a Padova, dove faremo un corso sulla spalla, sull'interventistica di spalla. Tra Milano e Verona sono stati messi in calendario due corsi, uno sulle infiltrazioni spinali e un altro sulla proloterapia. E questo dovrebbe far sì che noi chiudiamo come primo anno con 10 incontri formativi sul territorio nazionale in questo primo anno. Chiaramente da settembre in poi comincerà la programmazione per il lavoro del 2019-2020, perché noi dovremo arrivare poi al 2020 con una serie di progetti, soprattutto per quanto riguarda l'organizzazione della ricerca clinica e la produzione di materiale scientifico. E questi sono i prossimi impegni imminenti della società che si vanno a sommare a quelli già esistenti. Andando un po' oltre, ecco, la fisiatria interventistica presuppone un ruolo sempre più da protagonista del già importante ruolo che aveva il fisiatra, sempre più con le mani in pasta, sempre più impegnato nella presa in carico, del paziente. Vede anche un'evoluzione della professione a partire da questo, o si tratta di aspetti che erano già importanti ma che adesso vengono presi in esame in maniera più approfondita? No, sicuramente ci sono. Sicuramente la Sinfer, con la scelta di istituire una sezione, ha dato un messaggio politico, di politica societaria chiaro, perché la Sinfer vuole che i propri fisiatri, i propri iscritti siano sempre più prestanti, sempre più abili clinicamente e sempre più capaci di gestire il proprio paziente. Noi non possiamo non ricordare in questa circostanza che comunque le procedure interventistiche non sono ad appannaggio esclusivo del fisiatra, perché altre specialità, come abbiamo detto prima, gli anestesisti, i radiologi, i neurologi, i neurochirurghi, in qualche maniera si occupano di interventistica. E
È chiaro che il dato interventistico gestito da un fisiatra che abbia fatto una valutazione organica e funzionale, che abbia fatto una prognosi funzionale, che abbia deciso un percorso riabilitativo in equip, che in questo contesto agisce in maniera interventistica, è chiaro che l'interventistica con questa gestione ha un valore ed un risultato clinico ed un ritorno terapeutico differente che se lasciata a se stessa in quanto tecnica in quanto tale. L'interventistica adesso sostanzialmente ha tre campi principali sui quali in alcuni casi è insostituibile. Il primo campo è sicuramente il dolore, nel dolore in cui ci sono moltissime le procedure disponibili, le più varie, dall'acupuntura alla radiofrequenza, dalla litoplasia al trattamento di trigger, dal dry needling alle infiltrazioni intraarticolari. Quindi il dolore è un grande capitolo. È ovvio che avere gli strumenti interventistici a disposizione del trattamento del dolore permetterà al paziente di uscire in tempi più rapidi dal dolore e avere maggiore possibilità di essere prima riabilitato, perché noi sappiamo che il dolore nel paziente di riabilitazione può portare impedimento ad un normale percorso. Quindi in questo caso il trattamento del dolore ne prepara una velocizzazione del percorso. Secondo campo di intervento, che è il campo neurologico, prevalentemente il trattamento della spasticità. Anche in questo caso, un paziente che finisce in terapia occupazionale, un paziente che ha delle difficoltà motorie, quando ha un fisiatra che riesce interventisticamente a gestire con strumenti propri, che siano rizotomie, che siano tossine botuliniche, il sintomo spasticità, anche in questo caso la prestazione è favorente una fluidificazione del percorso riabilitativo in ambito neurologico. E poi c'è la terza casella dell'interventistica, che è quella più recente e che è la cosiddetta medicina rigenerativa e la viscosupplementazione, che sono quindi l'utilizzo di pappe piastriniche, di PRP, di acido ialuronico, che in questo caso danno un grande aiuto nella velocizzazione di alcuni processi di recupero, prevalentemente lesioni tendine, lesioni muscolari. Per quanto riguarda la rigenerativa, C'è un certo utilizzo di altre soluzioni iniettabili sempre con fini rigenerativi, e poi c'è l'acido ialuronico, che è un grande aiuto per la gestione su lungo periodo di alcune condizioni, prevalentemente l'artrosi, per poter fissare e consolidare i risultati ottenuti durante il percorso riabilitativo. Se dovessimo individuare tra questi campi e magari altri qual è davvero la prima urgenza per il prossimo periodo, per i prossimi anni della fisioterapia interventistica, qual è? Accanto a quella ovviamente scientifica, anche dal punto di vista delle politiche sanitarie e dalla gestione completa del paziente, forse? Beh, la prima urgenza, per fare un esempio, sono adesso i LEA, che sono gli ultimi LEA ai quali la Sinfer ha partecipato attivamente, hanno individuato una serie di procedure interventistiche che vanno dall'infiltrazione spinale all'infiltrazione conguidata, all'infiltrazione in amplificazione, che sono chiaramente ricomprese nei LEA e quindi fornite dal Sistema Sanitario Nazionale, ed è la branca di medicina fisica e riabilitativa, è una delle branche che potrà utilizzare. Qual è l'urgenza? L'urgenza, insomma, è un termine che mette un po' di stress, non c'è questo stress. Chiamiamola attenzione, ecco. C'è una certa convenienza comune che l'interventistica sia diffusa quanto più possibile, tra quanti più fisiati possibile, perché effettivamente uno strumento terapeutico, mano medica, nel percorso riabilitativo pone un'importante identificazione professionale al fisiatra che la pratica, perché è ovvio che nel momento in cui un paziente, in un percorso riabilitativo, necessita di una procedura interventistica, e questa procedura interventistica viene fornita dal fisiatra in prima persona, questo ottimizza le risorse, ottimizza i tempi, ottimizza gli spazi, non richiede necessità di altri specialisti, volendo identificare nello specialista fisiatra anche questa abilità clinica. Quindi, più che urgenza o emergenza, è opportuno che queste metodiche siano diffuse. E questo poi in fondo è il senso della sezione, è il senso del nostro lavoro, è il senso che la Sinfer ha voluto dare dal punto di vista politico nella diffusione di queste metodiche, avendo la nostra società scientifica individuato in questa metodica della fisiatria una modernità a nostra disposizione e che tutti ci auguriamo che sia al più presto realizzata e diffusa, cominciando da chi la fa e che vuole continuare a migliorare, a chi invece
ha intenzione di cominciare a frequentare queste tecniche, la società scientifica aiuterà sicuramente, continuerà ad aiutare la divulgazione di queste metodiche. Grazie, dottor De Sena. Allora, ci diamo appuntamento al congresso. Se ci vuole ricordare al congresso di Firenze esattamente come la fisiatra interventistica sarà uno dei temi presi in esame, magari dandoci qualche dettaglio, qualche data, qualche nome? Beh, il congresso delle prossime attività sicuramente è quella più importante, perché al congresso nazionale, in realtà il congresso nazionale, oltre a divulgare conoscenza, aiuta a stringere rapporti, a stringere legami, a stringere conoscenze e a divulgare conoscenze. Quindi il congresso nazionale, che quest'anno con il direttore Pasquetti, Pietro Pasquetti, si occuperà, farà proprio della fisiatria interventistica uno delle main topic, avrà l'inaugurazione del congresso, una parte inaugurale in Aula Magna che si occuperà proprio dell'interventistica. Ci saranno dei corsi precongressuali di interventistica e ci saranno dei corsi intracongressuali anche di interventistica. È stato dato un grande spazio alla materia, la sezione è stata chiamata a collaborare, cosa che ha fatto con grande onore, con grande piacere e soddisfazione. E poi, importantissimo, perché noi al prossimo congresso nazionale faremo la prima riunione dopo le ultime lezioni con i nostri iscritti. Quindi avremo modo di trovarci con gli iscritti alla sezione, che sono già molto numerosi, con loro avremo modo di confrontarci, di continuare le proposte, di raccogliere proposte, di raccogliere idee, e questo è un passaggio fondamentale, perché sicuramente quello che noi metteremo a tavola, nell'incontro del congresso nazionale, sarà portato avanti durante l'inverno. Quindi io invito tutti gli iscritti alla Sinfer a partecipare a questo congresso, invito gli iscritti alla sezione a partecipare al congresso e a partecipare poi all'incontro che noi faremo con gli spazi che il congresso ci ha già dato a disposizione. Quindi aspettiamo tutti di incontrarci per poter confrontarci e per poter programmare poi l'attività del prossimo anno. Allora, grazie di cuore, dottor De Sena, per queste parole, per questo tempo che ci ha concesso, ecco, e anche a nome di tutti i follower su Facebook e su YouTube. Grazie, grazie Dante, grazie a voi per l'intervista e ci vediamo a Firenze. Allora, l'appuntamento è sempre sui social, è a Firenze per il congresso e nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, per altre voci della fisiatria italiana.